storia del tiro con l'arco? Perché si pratica da quelle parti? No, non c'entra niente. È nata tutta il giorno prima. Perché per chi non lo non ti avesse mai visto fare un gol, lui quando fa vedere, quando fa gol, cos'è che fai? L'arco. Fai l'arco, Robin Hood. Sì, okay. È partito tutto il giorno prima, un venerdì sera, della prima partita di campionato, la primavera. Giocavamo contro il Palermo. Io sono in stanza con Federico Vaglietti, gioca nella primavera, e mi fa: Pina, se fai gol cos'è che fai domani? Faccio, boh, dovremmo trovare un'esultanza magari da fare insieme, dato che siamo compagni di stanza. Quindi siamo andati là, infatti quella sera sono andato anche a letto tardi, tornavo, poi c'era la partita però. 9.45. Sì, è stato un bel po' con Federico a cercare questa esultanza da fare. E poi non so cosa, l'idea è venuta a lui, quindi è lui l'artefice di tutto. E non so per cosa, per quale motivo, ho fatto l'arco. Il giorno dopo ho fatto gol e da quel giorno ho iniziato l'arciere. E ti chiamano l'arciere. Ma questo vuol dire che se quel giorno il gol l'avesse fatto Vaglietti, l'arciere diventava lui. Ma in teoria dovrebbe essere una cosa... No, perché lo decidiamo insieme, poi no, dopo... No, decidiamo insieme che dovremmo farlo tutte e due. Tutte e due. Dopo lui essendo terzino fa molto meno gol, però quando capita dovrebbe farlo anche lui, poi non so se si ricorda, però... Sì, no, si è dimenticato. Vabbè, però è bello. Sì. C'è anche una storia dietro divertente. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.